Eccoci qui, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, vediamo, vabbè, l'ho scritto, quindi stavo dicendo se capite dove siamo, però l'ho scritto. Siamo, buongiorno a tutti, sulla strada regia dell'Elario, che vedete qui, è una strada antichissima che collega Brunate a Bellagio, tutto un cammino. Anche tenuto bene, curato comunque così come vedete in questo momento, e così si può raggiungere passando da paese a paese fino a Bellagio. E ciao Cinzia, buongiorno, buongiorno a tutti, abbastanza chiaro quest'oggi, buongiorno Paola, buongiorno anche a Ines e Teresa, lentate, buongiorno. Oggi siamo sopra lo zero, eh. Oggi è decisamente meno freddo. Teresa, Virna, ciao. Giusi, buongiorno Orazio, Canossa, buongiorno anche a voi. Questo sotto è Torno, ecco, giusto per dirvi, siamo proprio sopra Torno, frazione Perlasca. Ciao Luigi, un saluto a te, un saluto a Daniela, a Rudy, che non manca mai. Graziella, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è decisamente meno freddo rispetto ai giorni scorsi e ho visto anche. Vediamo. Ho visto le previsioni, oggi addirittura si arriverà questo pomeriggio a 20 gradi. Ciao Orazio, buongiorno e un saluto anche a Paola. 0 gradi da Ferrara, a Turate Giuliana, buongiorno, buongiorno a te. Ecco qua, ripeto, questo qua sotto è Torno. Poi c'è Stefano, buongiorno a te. Antonia, caro saluto, buondì, Carmen. E oggi si sale con le temperature, sicuramente sì. Ciao anche a Fernanda, Carmen, buongiorno. Moltrasio di fronte, Cernobbio e Moltrasio di fronte, un saluto anche a Italo, a Enzo, a Luigi, a tutti gli ascoltatori. Ciao Luigi, un salutone a te, Cristina, buongiorno, e ancora un'altra Cristina, ma che spettacolo. Ciao Cosimo, un saluto, Canossa più 5, quindi ecco ci conferma anche. Ciao Attilio, buongiorno, buongiorno anche a te, e poi Luisa, oggi è il compleanno della mia mamma Giuseppina, 91, signora Giuseppina, facciamo a lei tanti tanti cari auguri, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso. Si sente un po' raffreddato? No, non, normale, Cinzia. E allora, dicevo, buona giornata da Cassano d'Adda, Emilio e Anna. Graziella questa mattina ci dice in valle più 2, quindi ecco. E allora, ciao. Allora, un caro saluto a Luisa, ma soprattutto alla sciura Giuseppina che ci segue, 91 anni. Marilena, buongiorno. Adriana e Cecilia, saluti anche a voi. Quindi, Maurizio, Maria Luisa, è uno spettacolo questa strada, e io ve lo consiglio. Ciao anche a Roberto, a Cinzia, quindi Giuseppina. Beatrice, buongiorno, Cristina, saluto a te, ad Orazio, tanti auguri, ciao Carla, buongiorno, Valeriana da Seregno e poi Fender, ciao, buongiorno caro Fender, saluti anche a te e a Giancarla e a Rudy, fantastica età, aspetta che mettiamo a punto. Ciao Nunzia, ciao Cosimo, Nico ripensaci, è il saluto che fa Nico, cioè scusa Cosimo all'amico Nico che ieri sera è stato nostro ospite. Ho visto che ragazzi vi ho fatto contenti però, vi ho accontentato, ho portato Cristina, siamo sulla strada regia, ciao a Sandra che è quella che porta fino a Bellagio, adesso andiamo, qua siamo sopra Torno, Maria Grazia, ciao, buongiorno, no con questa luce, oh perfetto, ciao anche a Vittoria da Varese e poi a Rita e poi a Luigi, trovi sempre dei posti caratteristici, beh questo in effetti è veramente bello, guardate c'è questa bellissima strada fatta così, ciao anche ad Anna, a Stefano, signora Giuseppina ti fanno tanti auguri, buongiorno a te, Rita, 91 anni, buongiorno Barbara. Quanto firmeremmo tutti ad arrivare alla tua età? Marinella e Valeria, questa è la strada, la vedete? Bellissime le luci che illuminano i paesi e le rive del lago di Como. Buongiorno caro Mario, il nostro poeta. Ciao Mario, un abbraccio. Maria Rita, buongiorno. Ma soprattutto ciao anche a Gloria. Sì, molto bella questa strada, ripeto, qua sotto c'è Torno, poi si va avanti e Faggeto, si arriva fino a Bellagio. La strada regia è una delle più antiche, forse la più antica del nostro territorio e la si può percorrere tranquillissimamente, qualche tratto un po' impegnativo, come in questo caso, qualcuno meno. Ciao Rosina, poi saluti anche a Loredana, Maria Rita, Gloria, Emilio, buongiorno da Olivia, pronta per andare a scuola. Olivia, un salutone, ovviamente buona scuola, grazie Olivia, c'è i tuoi saluti che ricambiamo, ciao Olivia, ciao Sandra,
poi c'è Mario, il nostro poeta, poi c'è Rossella da Messina, che non manca mai, come nostra amica Paola di Ferrara, e poi Valeria, Giuseppina, farei la firma, dice Valeria, anch'io, Sciura Giuseppina, tanti cari, cari auguri alla mamma della nostra amica Luisa, che ci segue sempre, che oggi fa 91 anni, allora davvero credo che poi lei ci segue dopo, le facciamo tanti auguri, un po' si emoziona, ma tanti tanti cari auguri, Sciura Giuseppina, per questa splendida età, 91 anni, tanti auguri da tutti noi, anche da Maria Grazia, da Cinzia, da Monica, da Rosangela, da Cinzia, Maria Grazia, poi Luisa, e poi Sandra, e poi Samantha Rossella, e poi Luca e Gloria, e poi Maria Pia e Barbara, e poi Rita ed Emanuela, Ruggero, Ruggero anche lui c'è, buongiorno, Luigi, Maria Grazia, Gloria, Ines, Antonio, Amela, quindi Nicola, buongiorno Cartolina, ciao Lorenza, ancora Ines e Antonio. Allora, davvero Sciura Giuseppina, noi ti facciamo i più sinceri auguri, perché essere arrivati a questa età credo sia veramente un traguardo bellissimo. Te ne auguriamo tanti tanti altri, di, soprattutto di serenità. Quindi auguroni, oggi è la nostra festeggiata. Paola da Saronno, poi c'è Teresa, un augurio anche a te, Anna, buongiorno, Dolores, ciao, siamo a più 4, buon giovedì con tutte le bellezze, un abbraccio a Dolores, sì, oggi siamo a più 4, oggi siamo più su, Lorenza, Ines, Antonio, anche Mario fa gli auguri alla Sciura Giuseppina, poi anche a Alex, ciao Alex, poi Anna, tanta gente anche questa mattina, vi faccio vedere l'ultimo tratto qui della Via Reggia, ciao ancora Luisa, ecco Luisa, fagli tanti auguri alla tua mamma e un abbraccio a lei da parte di tutti noi, hai visto quanta gente che si è ricordata, insomma, di un saluto speciale alla Sciura Giuseppina per i suoi 91 anni, poi Natali e poi Nicola, buongiorno a te Nicola, Anna, Alex, Silvana e tanta tanta gente anche questa mattina, ciao Giuseppina è la nonna del buongiorno. Hai ragione Rudy, è veramente bravo Rudy, è la nonna del buongiorno, quindi nonna Giuseppina o Sciura Giuseppina come vuoi tu, ecco questa, ripeto, è ancora la strada che prosegue e va avanti e si arriva fino a Bellagio, questa è la Lariana, questa è la località Perlasca di Torno, sono le 7:30, suonano già di fronte a noi a Moltrasio, allora ciao Fulvia, buongiorno Anita, Raffaele, Giuseppe, Anita, Fulvia e Dolores, dalla Dolores gli auguri, da Dario anche, da Marilena, Sciura Giuseppina, Dario, Giuseppe, Raffaele, aspetta, da Valmorea, ah ecco, ciao Raffaele, buongiorno, buongiorno a te, Rudy e Paola, e poi Anna, e poi augurissimi tantissime persone, ciao anche a Katia da Seregno, ripeto, questa è la Lariana, questa invece è la strada Reggia. Cecilia, Mari, buona giornata anche a te, tanti cari auguri alla Sciura Giuseppina, allora da parte di tutti noi. Chiudiamo, ciao anche a Dino, da Mariano Comense e Rita, augurissimi alla festeggiata di quest'oggi, che si merita un abbraccione da parte di tutti noi, e la figlia le porta a casa tutti i saluti, ciao Luisa, davvero. Allora un saluto, grazie di avercelo detto, di avercelo ricordato, credo l'abbiamo fatta felice e così commossa per questo suo giorno speciale. Ciao Eudokia, ciao anche a Livia, buongiorno. Dino, Rita, Livia, Eudokia, Luca, abbiamo Adriana. Bene, tanti tanti saluti ancora alla Sciura che oggi compie 91 anni. Noi ci fermiamo, ciao anche a Monica, ve lo ricordo ancora, la Via Reggia. È davvero una strada da scoparte da Brunate, ci sono dei tratti comunque un pochino impegnativi come questo, ad esempio, chiaro che è leggermente impegnativo, però si fa tranquillissimamente, si ammira il panorama del lago e si può arrivare fino a Bellagio, ci si può fermare anche prima, Il Fritz di Erba stasera alla Giubiana, ecco, allora bravo Fritz, ciao Rita, allora la Giubiana è una tradizione della Brianza, diciamo così, il risotto con la Luganega, giusto? C'è Fritz. Questa sera, quando brucerà in piazza Cantù, ve la faremo vedere con il nostro amico Mario Camagni, ma ci sono anche molti paesi dell'Erbese dove la Giubiana è una tradizione molto bella e molto sentita. Ciao Simona, poi Fritz, grazie Fritz, Rita, Miele da Pisticci, Dolores, Daniela Mary,
Monica Paola, Raffaella buongiorno, Eudokia Adriana, Livia e Anna. Direi che allora questa sera c'è anche la Giubiana a Cantù e in altri paesi del nostro territorio. Qui ci sono le reti, come avete visto, perché in effetti questi sono posti dove poi purtroppo in caso di maltempo ci sono dei problemi, ma li hanno messi tutti assolutamente in sicurezza. Anna, buongiorno, saluti anche a Simona, grazie, noi ci vediamo domani mattina per l'ultimo video di questa settimana e lo faremo, speriamo, con la nostra amica Sandra che ci fa le filastrocche domani mattina. Ciao a tutti, grazie, buona giornata anche da Francesco, da Reggio Calabria. Ecco, stasera, bravo Fritz, c'è anche Canzo e Alba Villa, ovviamente la più famosa è quella di Cantù. Paolo Alberto, un saluto e un abbraccio anche a te. Andrò a Canzo a vedere la Giubiana, Marilena, ecco, quindi conferma, quindi Canzo, Alba Villa, nell'Erbese, Cantù, la più famosa, diciamo così, in piazza Garibaldi questa sera. Grazie a tutti, buona Giubiana ovviamente e Sciura Giuseppina, ancora auguroni da tutti noi.